Chiusa la partita in regione si apre quella a Palazzo Vecchio. Il sindaco Nardella si è preso una settimana di tempo per il rimpasto di giunta necessario dopo il trasloco in via Cavour di Andrea Vannucci e Cristina Giachi. È proprio la carica di vice sindaco il principale nodo da sciogliere. Dopo la complessa fase di formazione della giunta regionale e il faticosissimo accordo raggiunto con Italia Viva, a questo punto a pieno titolo in maggioranza, il nome che spicca su tutti è quello di Elisabetta Meucci, ex assessore all'urbanistica in Palazzo Vecchio, poi consigliere regionale, è passata dal PD al partito di Renzi. C'è forte pressione per il suo ingresso in giunta comunale. Nel partito dell'ex premier l'obiettivo sarebbe riprendere il timone dell'urbanistica, dove ci sono importanti partite in gioco, a cominciare dall'aeroporto per finire allo stadio, e in cui Meucci ha competenze innegabili. Quella delega ora è attribuita a Cecilia Del Re, campionessa di preferenza alle comunali dello scorso anno, che avrebbe ambito a fare la vice, ma per accontentare Renzi e non scontentare Del Re, sottraendole l'urbanistica, Nardella potrebbe far entrare Meucci da vice sindaca. Per l'altra casella, la componente zingarettiana preme per Letizia Perini, vice capogruppo PD a Palazzo Vecchio, ma il fatto che sia appena stata eletta e 26enne potrebbe giocare a suo sfavore. Altro nome è quello di Nicola Armentano, anche se rimettere in gioco il ruolo di capogruppo potrebbe essere uno scoglio difficile da aggirare.